Ciao ragazzi, ed eccoci in questo altro test che si collega nel test di 2 settimane fa. E chi non l'ha visto, vi metto qua sopra, come consigliato, il video, quindi andatelo a vedere. Nel video precedente di 2 settimane fa abbiamo scoperto che moriremo a 97 anni. Adesso scopriremo dove morirò, dove, qual è il luogo dove morirò a 97 anni. E vediamo quale sarebbe. Iniziamo il quiz. Sì, con due Z. Io ancora non ho capito. In realtà si scrive con una Z, ma non lo so, ragazzi. Penso con una Z. E com'è qui che dice due Z? Vabbè, andiamo avanti. Non perdiamo tempo. Allora, prima domanda. Hai un tappetino di gomma nella doccia? No. No, no, no. Hai un estintore in cucina? Cioè, perché lo dovrei avere? Cioè, la cucina non è pubblica. Cioè, è solo della famiglia e quindi non serve più o meno l'estintore in cucina, forse. Forse mi sto sbagliando, ragazzi. Che ne pensate voi? Voi lo avete in cucina l'estintore? Io no. Allora, sai fare la manovra di Heimlich, come cavolo si legge? Ah, sì, sarebbe quella lì che ti fa sputare in caso si blocca un alimento dentro la gola. Non ho mai provato, quindi non proprio. Ti sei mai ubriacato completamente in pubblico? No, sinceramente gli alcolici io non fumo, non bevo, quindi no, proprio no. Sai guidare? Non ho la patente, ancora sono minorenne, quindi no. Siamo già, ammazza, siamo alla terz'ultima domanda. Pensate un po', ragazzi, com'è veloce questo test, eh? E ti piacciono gli sport estremi? Sì, però diciamo che un po', perché dipende quali sport, eh? Allora, sei mai stato coinvolto in situazioni dove si trattava di vita o di morte? No, no. Per fortuna no, ragazzi. Allora, qui che è? Sai combattere? Combattere in che senso? Perché io non faccio sport. Non faccio né pugilato né kickboxing, niente. Cioè, allora, o sì, sono un duro. Cioè, no, no, quello proprio di no. So dare un bello schiaffo, ma mi stai prendendo in giro? Cioè, questa mi pare una presa in giro. So dare un bello schiaffo. Ma tutti sono buoni a dare uno schiaffo. E no, io direi di cliccare su no. Elaborazione in corso. Morirò a casa. Morirò a casa. Sebbene non sappiamo esattamente quando incontrerai il tuo creatore, ti è, speriamo il più tardi possibile, sappiamo che accadrà in casa con tutta la tua famiglia attorno a te. Oh, e un'altra cosa. Ci sarà una capretta. Non ne conosciamo il motivo. Ma perché poi ci sarà una capretta? Mica vivo in una fattoria. Ma che è sta roba? Cioè, ma siamo diventati matti. Cioè, ragazzi. Questo test è stato un po' ristretto, sinceramente, ragazzi. Sinceramente, poche domande. Cioè, 8 domande, che ci fai con 8 domande? A casa morirò. Ovviamente a casa è il luogo dove abiti e quindi c'è più probabilità che muori lì, cioè a casa. Però che ne sai, potresti pure morire in ospedale, eh? Veramente un test un po' strano. E ragazzi, spero che questo episodio, questo test, vi sia piaciuto perché veramente ne portiamo altri, ma non della morte, stavolta basta con sta morte che mi ha rotto le palle. Mamma mia, veramente mi ha rotto le palle. E quindi lasciate 5 like per un prossimo episodio. Veramente assurdo. Già so il test che devo fare. E ragazzi, lasciate questi 5 mi piace. Veramente per un test assurdissimo. Quindi ragazzi, lasciate questi mi piace. Chi non è iscritto, iscrivetevi subito. Il canale di Telegram è qua sotto in descrizione. Io vi saluto. E
and get it.